Pasqua di sole tra riflessione e turismo, il messaggio di pace dell'arcivescovo Castellani alla comunità cristiana, tanti turisti in centro storico a Lucca. Presto il rilascio di Gabriele Del Grande, la Farnesina rassicura sulle condizioni del giornalista lucchese che tra pochi giorni dovrebbe essere rilasciato dalle autorità turche. La storia della bussola in una mostra fotografica inaugurata all'esposizione dedicata alle star che calcarono lo storico palco di Lido di Camaiore. Lo sport, il basket, che la sfida abbia inizio domani sera al Pallatagliate, la gara 1 della semifinale scudetto tra Lucca e Venezia. Buonasera e buona Pasqua, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi, che apriamo parlando appunto di questa giornata di festa, le celebrazioni nel Duomo di San Martino presiedute dall'Arcivescovo di Lucca Italo Castellani, e a Lucca anche tanti turisti per questa giornata di festa in attesa poi della Pasquetta e la tradizionale gita fuori porta. Vediamo. La Pasqua, simbolo dell'amore contro la guerra e le ingiustizie. È stato questo il messaggio lanciato dall'Arcivescovo di Lucca Italo Castellani durante le celebrazioni pasquali nella Cattedrale di San Martino. Sul filo conduttore seguito anche da Papa Francesco, Monsignor Castellani ha richiamato la comunità lucchese a riflettere sulla violenza che ci circonda. Non solo quella apparentemente lontana delle guerre, ma anche quella legata alle migrazioni, ai più deboli, alle donne e ai bambini vicina alle nostre case. Mentre in Duomo si celebrava la Santa Messa di Pasqua, nelle strade e nelle piazze del centro storico di Lucca tanti turisti. La giornata di sole con le temperature più che primaverili ha portato moltissime presenze. Dal Duomo di San Martino a San Michele, visitatori italiani e stranieri hanno dedicato tempo e foto alle chiese della città. A rendere più ricca e interessante la visita nel centro storico, il mercatino dell'antiquariato e in piazza San Michele le grandi statue di Arturo Carmassi. Impossibile, anche per chi rimane a Lucca un solo giorno, non transitare da piazza Cittadella e fermarsi al Puccini Museum, che in questi giorni di festa rimane aperto per la gioia degli amanti della musica e del maestro. E a proposito dell'Arcivescovo di Lucca Italo Castellani, ascoltiamo il messaggio in questa giornata di Pasqua. Mi ha dato davvero tanta gioia e questo giorno di Pasqua la condivido volentieri con voi che magari siete insieme ai vostri cari a Pasqua, a pranzo, a cena, in amicizia. Dicevo, mi ha dato tanta gioia, l'ho vista anche con i miei occhi, vedere gente che numerosa, me l'hanno detto anche i vostri parroci, hanno partecipato, avete partecipato alla preparazione della Pasqua, anche tante confessioni, anche questa notte di Pasqua, della veglia, anche stamani alla messa di Pasqua, tanta gente, e direi in riflessione, in preghiera. Questo è un segno bello, in una Pasqua che è un po' strana, nel senso che attorno siamo tutti un po' impauriti, allora cercare luce, cercare speranza. Ma aveva ragione Gesù, sapete, ricordate quando ha detto ai suoi amici, ha detto, ma senza di me non potete far nulla. Quanto è bella questa proposta, quanto è impegnativa, quanto amore c'è da parte di Dio in Gesù, senza di me non potete far nulla. E le donne che trovano il sepolcro vuoto, una delusione enorme, è morto e è sparito. Invece l'annuncio non è qui, è risorto. Io provo a attualizzare del nostro tempo, non è qui, non è qui là dove c'è tristezza, invece è risorto dove c'è un uomo, una donna, che là dove c'è tristezza, difatti con San Francesco può dire dove c'è tristezza, che porti la gioia. Non è qui, là dove c'è odio, rancore, nel nostro cuore passano questi sentimenti. E ecco Gesù che dice di se stesso, sono risorto, e risorge, continua a risorgere, là dove c'è odio e c'è qualcuno che, dove c'è offesa, con San Francesco diciamo che io ci porti il perdono. Ed ancora, non è qui, non è qui, là dove ci sono le guerre, insomma, guerre con tutti i nomi, chimiche, nucleari, persino si arriva a dire guerre con bombe madri, è assurdo, una bomba madre. Ed ecco, allora, ecco, invece non è lì, ma è risorto, quando davvero c'è uno che con San Francesco, un uomo, una donna,
io stesso che dico fammi strumento della tua pace, della vita quotidiana. Ed ancora non è qui, laddove c'è la solitudine. È l'esperienza più brutta la solitudine che possiamo provare tutti, stare insieme agli altri per essere soli. Ed allora invece è risorto laddove c'è un uomo, una donna, io stesso che dico là dove c'è disperazione che io porti la speranza. Questo è il mio augurio pasquale, davvero col cuore, buona Pasqua. Grave incidente stradale ieri notte a Lucca in via Dante Alighieri. Un uomo e una donna sono stati travolti da un'auto mentre erano in procinto di attraversare la strada. Ad avere la peggio è stata la donna, una 51enne di Altopascio, trasportata in gravi condizioni all'ospedale Cisanello di Pisa, ferito ma in maniera più lieve l'uomo, medicato al pronto soccorso dell'ospedale San Luca. E ora parliamo della vicenda di Gabriele Del Grande, il giornalista di 35 anni originario di Lucca, che è stato fermato alcuni giorni fa in Turchia. Il giornalista e documentarista lucchese Gabriele Del Grande, 35 anni, fermato lunedì 10 aprile in Turchia, sta bene, lo assicura la Farnesina in una nota. In relazione alla vicenda di Gabriele Del Grande fermato in Turchia perché si trovava in una zona del paese in cui non è consentito l'accesso, si rende noto che le autorità turche hanno assicurato che il connazionale sta bene. Così si scrive nella nota diramata dal Ministero degli Esteri. Il comunicato è stato seguito da una nota congiunta scritta da legale della famiglia Del Grande e dal presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato. Auspichiamo, hanno scritto Alessandra Ballerini e Luigi Manconi, che al più presto siano noti i tempi e le modalità di rimpatrio del giornalista. Del Grande si trova in Turchia al confine con la Siria per intervistare e filmare alcuni profughi. Nel frattempo continuano le testimonianze di affetto e vicinanza nei confronti del giornalista lucchese sulla sua pagina Facebook, ma più in generale sulla rete. Il programma televisivo di Rai 3 Presa Diretta ha lanciato anche l'hashtag Free Gabriele. Cambiamo decisamente argomento, andiamo in Versilia, a Lido di Camaiore, dove è stata inaugurata una mostra fotografica dedicata a Bussola Domani. Per noi c'era Massimo Mazzolini. Alla Galleria Europa, sulla passeggiata di Lido di Camaiore, inaugurata la vigilia di Pasqua la mostra fotografica Bussola Domani, dove eravamo rimasti emozioni e volti 1976-1980, tratta da una selezione di scatti di Giovanni Paoli, fotografo ufficiale del Teatro Tenda di Sergio Bernardini. La scelta un po' inconsueta è proprio quella di aver messo un artista in primo piano e sotto una piccola storia con o foto di spettacolo o foto con personaggi. L'esposizione celebra il tendone sui grandi protagonisti grazie a foto di scena di artisti italiani e internazionali che resero quel palco uno dei più ambiti del panorama mondiale. Tra questi ricordiamo Mia Martini, Patti Bravo, Celentano, Mina, James Brown, Barry White, Ella Fitzgerald, Ray Charles, Sammy Davis Jr. e decine di altri mostri sacri dello spettacolo internazionale. Questa mostra nasce da un'idea di Giovanni Paoli nel momento che ha saputo della sistemazione dell'ex area Bussola Domani. Giovanni Paolo aveva tutti questi scatti fatti, anche rubati all'epoca in cui venivano fatti gli spettacoli a Bussola Domani, e quindi abbiamo unito le due cose, no? La possibilità quindi di essere questo il preludio della grande inaugurazione che ci sarà della nuova area. La mostra resterà aperta alla Galleria Europa fino al 3 maggio e tra il chiacchiericcio dei presenti e i riti perpetui di ogni inaugurazione, le note discrete con la voce di Mina e le fotografie alle pareti che rimandano a quello che è stato per lo spettacolo il momento d'oro della Versilia. Ma Bussola Domani sta rinascendo, come ci ricorda il sindaco del Dotto. Il futuro parla ancora il linguaggio della musica e dello spettacolo, ma prima di tutto parla il linguaggio dell'ambiente e di un bellissimo parco pubblico a disposizione della comunità. È tutto per la prima parte del TG Noi, una pausa e poi ancora insieme per la pagina sportiva.